We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling. Okay. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale La Gente dei Viaggi. Ricordatevi di iscrivervi, così potete ricevere le notifiche per tutti i nuovi video che escono ogni settimana. Allora, oggi parleremo di una cosa un po' diversa rispetto agli ultimi video che probabilmente avete già visto, perché vi voglio parlare della mia città. Ieri, infatti, sono andata proprio in centro a Vicenza a fare un giretto, visto che era l'8 settembre, quindi il giorno della nostra festa patronale. Dovete sapere che il patrono di Vicenza, in realtà è una patrona, è la Madonna di Monteberico. Allora, mi sono resa conto che noi vicentini usiamo delle parole che chi non è di Vicenza non capisce in realtà molto bene di che parole si tratta. E quindi volevo farvi appunto un piccolo elenco di queste parole, in modo che quando verrete a visitare Vicenza, che è una città bellissima e che vi consiglio di mettere nella vostra lista delle città proprio da scoprire al più presto, praticamente potrete essere aggiornati sui nostri modi di dire, diciamo, gergali. Quindi non parlo di dialetto, che è molto diffuso e comunque quello si parla un po' dappertutto, ma parlo proprio di parole che identificano delle cose particolari che nelle altre parti d'Italia si dicono in maniera diversa. Allora, proprio in occasione del nostro patrono, della nostra patrona, la prima parola che vi dico è monte. Quando un vicentino vi dice andiamo a monte oppure andiamo a monte a piedi, significa che vogliamo andare al santuario della Madonna di Monteberico, eventualmente anche a piedi, che sarebbe proprio la tradizione tipica dell'8 settembre. Quindi quando vi dicono andiamo a monte, che potrebbe essere anche per andare a vedere lo splendido panorama da cui si gode dal piazzale davanti alla basilica, davanti al santuario, significa che vogliamo andare a Monteberico, quindi è solo quel monte specifico. La seconda parola invece che vi voglio dire riguarda sempre la città di Vicenza e soprattutto il centro storico, e cioè la parola tram. Ovviamente è una parola italiana, solo che dappertutto il tram è quel mezzo pubblico con le rotaie, mentre a Vicenza il tram è proprio l'autobus, quindi l'autobus normalissimo che troviamo in tutte le città, a Vicenza si chiama tram. Quindi se volete andare a prendere i biglietti dell'autobus e dite mi dà dei biglietti del tram, loro capiscono che vi devono dare i biglietti dell'autobus, anche perché a Vicenza il tram su rotaie non c'è più da non so quanti anni. Quindi il tram, ricordatevi che è l'autobus, ok? Bene. Passiamo poi a un'altra parola che ho notato, probabilmente la diciamo solo qui, e cioè borsetta. Quando andate in un negozio e chiedete per favore mi dà una borsetta, si intende la borsetta di plastica, quella per mettere dentro i vostri acquisti. Quindi non è la borsetta da donna, e so che questa parola in tante altre città viene chiamata diversamente, cioè viene detto sacchetto, viene detto magari busta, soprattutto verso Roma così, però borsetta io non ho mai sentito al di fuori di Vicenza. Quindi sappiate che, oppure quando magari la cassiera vi chiede vuole una borsetta, intende dire il sacchetto di plastica, quindi ricordatevelo. Un'altra parola invece in ambito, diciamo, culinario, è una delle mie preferite, è pasticcio. Il pasticcio non è un pasticcio nel senso il casino o oddio ho fatto un pasticcio. Il pasticcio è la lasagna al forno. Quindi quando voi andate in un ristorante o qualcuno vi invita a casa e vi dicono sai ho fatto il pasticcio, oppure nel menù vedete che c'è scritto pasticcio, sappiate che è la normalissima lasagna al forno con il ragù, la besciamella, eccetera. Quindi il pasticcio per noi è sempre quello. Tenete presente che tantissime persone non hanno idea del fatto che in realtà in italiano venga chiamato lasagna o lasagne, perché per noi le lasagne sono ancora un altro tipo di pasta, cioè sono le pappardelle, praticamente in italiano si chiamano pappardelle. Quindi se vi dicono lasagne vuol dire pappardelle, se vi dicono pasticcio vuol dire lasagna al forno. Lo so che non è immediato, però è così, ecco. Un'altra parola sempre del filone culinario riguarda una verdura molto diffusa soprattutto durante il periodo estivo, e cioè le tegoline.
Le tegoline, che vedete scritto anche nei cartelli al mercato, dal fruttivendolo, vedete scritto tegoline, in realtà in italiano si chiamano fagiolini, però qui tutti le chiamano tegoline, quindi ho cucinato le tegoline, vuoi un po' di tegoline? Anche al ristorante vi dicono, di contorno ci sono tegoline, e uno dice magari, boh, cosa sono queste tegoline? Beh, insomma, sono i fagiolini, molto molto semplice, però ricordatevelo. Un'altra parola tipica di Vicenza, e che i vicentini proprio sentono come, noi la sentiamo proprio come nostra, 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 è quando si dice il lane. È una parola che probabilmente non ha nessun senso al di fuori del nostro contesto, della nostra città, della nostra provincia. Quando sentite qualcuno che parla del lane o che dice ah sai il lane, ah sai il lane, vuol dire che sta parlando della nostra squadra di calcio. Quindi il Lane Rossi Vicenza, questo era il nome con cui la squadra è sempre stata conosciuta. Per noi praticamente non si dice mai ah sono andato a vedere il Vicenza allo stadio, si dice ah sono andato a vedere il Lane. Se anche adesso non è più questa la dicitura precisa, diciamo, della squadra, è rimasto comunque nelle parole e nei discorsi di tutti. L'ultima parola è la mia preferita in assoluto, è una parola per la quale mi hanno sempre preso in giro tantissimo quando parlo con miei amici magari che appunto non sono di Vicenza, perché è una parola che veramente non esiste da nessuna parte in Italia se non qui. Questa parola, che è anche appunto una delle mie preferite, è ceste. Cosa vuol dire ceste? Ceste fondamentalmente vuol dire chi se ne frega. E noi lo mettiamo in tutte le frasi, nel senso è una risposta che va bene per tutto. Siamo arrivati un po' in ritardo, beh vabbè ceste, nel senso ma sì non importa, non ti preoccupare. Avete voglia di andare al cinema stasera? No, ceste, nel senso no, assolutamente. È veramente un rafforzativo nelle frasi e lo usano tutti, anche se non le persone diciamo anziane, cioè è una parola un po' più giovanile diciamo così, però... cioè funziona, perché tu nel momento in cui dici ceste con una parola hai veramente già dato una sfumatura di mille significati a una frase. Chiaramente poi dipende anche molto dal tono che si usa, però se vi rispondono così tenete presente che praticamente vi stanno dicendo no guarda non ti preoccupare, oppure no guarda non importa, oppure no guarda assolutamente proprio non c'è storia, questa cosa qua non mi interessa per niente. Quindi ceste, ricordatevelo. Ecco, queste erano le parole che proprio ieri durante la mia gita in centro a Vicenza mi sono venute in mente e ho pensato un po', mi è venuta un po' in mente l'idea per fare questo video. Non parlo oggi quindi di viaggi, cose varie e solite, però volevo proprio fare un omaggio alla mia città con le parole un po' più simpatiche, così che noi adoperiamo proprio per parlare giornalmente tra di noi. Ultima cosa su Vicenza, che tutti sempre mi chiedono e che tutti sempre mi dicono quando mi chiedono ah tu da dove sei? Io sono da Vicenza. Mangiate i gatti? No ragazzi, a Vicenza i gatti non si mangiano, o perlomeno non si mangiano più. Ricordatevelo. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!